Buonasera a tutti quanti, sono sempre io il Bocca. Quest'oggi preparerò un contorno facile, semplice e genuino. Una ricetta che mi ha mandato un caro amico, Massimo Vecoli, quello del Lago Teneri, vicino a Camaiore, dove c'ha il lago da pesca, per la pesca sportiva, che sono andato una domenica a fare una ricettina. Un bravissimo ragazzo che mi ha mandato questa ricetta che secondo me fa proprio parte del mio curriculum, diciamo, perché è semplice, facile e deve essere buona come pochi. La ricetta, lui mi ha detto che non sa come si chiama, allora io l'ho voluta chiamare patate affogate. Ma andiamo a vedere subito gli ingredienti per questa ricetta. Gli ingredienti sono semplici, facilissimi da reperire, non costano nulla. Sono un bel mazzetto di foglie di salvia, 4-5 patate, lui mi ha detto pasta bianca, ma io pasta bianca non l'ho trovato, ho trovato queste qui del contadino di Livorno che mi ha detto queste le puoi fare come ti pare, ti vengano buone. Acqua, sale e pepe quanto basta e olio di vellomono. Ma andiamo a vedere questa ricetta veramente semplicissima. Prendiamo le nostre patate e le tagliamo a fettine, tutte abbastanza simili, intorno ai 2-3 mm. Attenzione alle falangi. Dopo aver tagliato tutte le patate, dobbiamo metterle come le tegole del tetto, come dire in terzo, come dice lui. Così praticamente, una sotto e una sopra, ta-ta. Dovrà essere proprio dire in terzo, come dice il mio amico Massimo. Questa ricetta è una ricetta che proviene da Pietrasanta, un comune vicino a Camaiore, nella zona della Lucchesia, vicino anche a Viareggio, quei posti lì, ma non diciamo perché fra Viareggio e Camaiore non si possano vedere. Speriamo che ci venga buona, come ha detto lui, ma ha detto leva di sentimento, ora si guarderà se leva di sentimento, tanto e si provano a fa. A questo punto prendete le foglie di salvia e le mettete sparse così, non c'è problema, ne vuole un po' per darmi un po' di saporina, almeno di salvia. Bagniamo con l'acqua arrivare a metà della patata, non a coprirle, mi raccomando. E a questo punto irroriamo con un abbondante olio, almeno 5-6 come minimo di cucchiai d'olio. Accendiamo il fuoco e ce lo mettiamo sopra. Tappiamo fino a che non prenderà bollori, dopodiché abbasseremo per non spappolare le nostre patate. Sale e pepe verrà messo solo alla fine, perché se lo mettiamo ora c'è il rischio che il sale faciliti lo spappolamento della patata, va bene? Dopo una mezz'oretta le nostre patate dovrebbero avere questo aspetto qui, l'acqua si è ritirata quasi tutto, ci è rimasta solo l'olio, allora noi andiamo a alzare, a stappare, a far prendere bene il bollore, facciamo soffriggere per altri 5 minuti col fuoco bello vivo. Le nostre patate sono pronte, ha ritirato proprio tutta l'acqua, stanno cuocendo sotto, sebbene bisogna levarle dopo 5 minuti, c'è ora da salare e da pepare. Mette un po' di pepe nero e anche un po' di pepe bianco, tanto per farsi mancare nulla come al solito. E ora si sporzionano facendo attenzione a non rovinarle più del dovuto. Saranno leggermente cotte sotto e sopra invece saranno come lesse quasi. Una cosa particolarissima, ma ha detto sono buonissime e ora si provano. Ecco fatto, c'è dell'unte, ci si mette perché mi sembra giusto, lasciarlo lì non serve a niente. Mettete un cucchiaio, ecco pronte, per decorazione ci mettete due foglioline di salvia, fai vedere se ce l'ho belline, eccole qua, guarda belline queste qui, ecco fatto, e avete creato un contorno semplicissimo, facilissimo. Vado all'assaggio di queste patate alla Pietra Santina, buone, speciali, speriamo. Molto buone devo dire, guardate, facilissime da preparare con due lire le fate, un sapore nuovo diverso dall'arrosto, diverso dal lesso, che dire, provate per credere, come diceva Iazzone. Mando un bacione a Massimo che mi ha mandato questa ricetta veramente facilissima e economicissima da fare, ringraziando tutti quelli che mi seguono, che mi vogliono bene, in particolar modo Diego Rapisanda, che mi ha mandato un sacco di complimenti, un bacione e ci vediamo alla prossima!